Dovrei essere in diretta e se ci sono, per cortesia datemi un saluto. Anna mi chiede se va tutto bene. Per me va tutto bene. Per voi, se mi salutate, lo vedo se va bene. Se ci sono, se ci siete, se c'è la voce, datemi un like. Non vedo ancora nessuna persona. Non vedo neanche una persona. Come mai? Commenti, nei commenti ci sono tre persone, ci dovremmo essere. Fatevi vedere, fatevi sentire, ditemi se ci siete, se mi vedete, se mi sentite. Per me sì, per voi? Vediamo. Vediamo. Io se vado in Facebook trovo lo scudetto del Napoli. Tutto bene? Buonasera. Allora, tutto bene? Benissimo. Allora, qualcuno c'è? Tutto bene? Non lo so chi sia. Non ho neanche il cellulare. Ecco, benissimo. Le sentite che le mie voci? Le sentite? Cos'è questo? Che cos'è questo? Questo è il Napoli e lo scudetto. Ci sono anch'io qui tra questa gente, sono fra voi. Mi sentite? Io penso di sì. Allora, todo bene. Vediamo chi è. Adesso mi collego per vedere i nomi. Così vado nel posto giusto perché altrimenti mi arriva sempre in Napoli con tutti i video che ho registrato. Ciao Mimmo, non mi fai neanche la presentazione, vero Mimmo? Manco quella mi hai mandato. Tanto hai pensato al Napoli, quindi io sono in una piattaforma che non è una mia, che non è la mia, con degli ospiti che non sono i miei, con dei padroni di casa che non sono loro. Siamo solo fra noi che adesso cerchiamo di conoscerci per bene. Qualcuno mi dice todo bem. Ora io vado in Facebook nella pagina degli amici di noi e loro legati dentro, vediamo un po' se gliela faccio e dopo posso anche leggere i vostri nomi. Vediamo un po'. Sto per iniziare. Ecco qua, Gerdo Loredana Morrone, perfetto. 11 commenti, vediamo di leggerli. Eccolo, eccolo qua, aspettate che abbasso la voce, perché qua tutto può succedere. Santina Bonanno, Teresa Chirico, Ines, Caterina Petronio, non potevi mancare, Fabrizio Bianucci, benissimo. Tutto bene, in portoghese. Ah, benissimo, sì. Ciao Mimmo, ciao Milena, ciao Gerdo, benissimo. Milena Menotti, quella dei cuoricini. Allora, diciamo che ci siamo. Io questa sera, dicevo, sono in condizioni precarie per tutto, perché sono a casa mia. Una casa mia che non è più mia, perché mio nipote me l'ha invasa, di modo che mi ha portato via il cellulare nel quale posso vedere i commenti. Mi ha portato via l'attacco, per cui quello che ho è scaricato. E allora, Mirella Giurco, ciao Mirella, amore mio, lo sai quanti anni, Mirella, tu già vedi, vederti mi dà un conforto, una consolazione. Buona serata, amica mia. Grazie, grazie, mi fa molto piacere, Concetta. Ci sei anche tu con la tua bellissima bimba. Allora, amici, come vi ho fatto sentire all'inizio, come dicevo, io sono ospite in casa, sono nella mia città. Anna Filo, buonasera. Anna Filo, smettila di dirmi buonasera, Edda, dimmi ciao perlomeno. Un pochino di familiarità, non fatemi sentire estranea in questa diretta, ripeto, in cui di mio c'è solamente una camera che non è più la mia camera. Uno studio che non è più uno studio, in una città che non è la vostra città, ma nella quale io ci sono con il cuore. Quindi
15 più 3, vediamo di leggere i nomi che non ne sbaglio, ne salto qualcuna. Santina, Ines, Santina, Caterina, Fabrizio, Domenico, Mimmo, insomma, Milena, Gerdo, Milena, Maria Bonori, ciao tesoro, Concetta, l'ho detto, Mirella, cara, ci sei, Maria Bonori, anche tu ci sei. Anna Filo, buonasera Edda, ho capito, dai, forma molto formale, Flora Thomas, Antonio Longobardo, che questa è una mamma. E, ah, ecco, ciao, meno male, meno male. Allora, carissimi amici, questa sera la nostra oretta, perché voi sapete che io sono solita fare un'oretta, la faccio in un giorno di primavera, di festa, di complicità. E proprio oggi è proprio stato il giorno del palcoscenico, è il giorno delle margherite, è il giorno dei papaveri, è un giorno rosso, è un giorno di festa, è un giorno di vita. Perché? Perché la vita è un palcoscenico nel quale ci sono eventi tristi e le catastrofi portano le cattive notizie, portano le cose che non vanno, portano delle tristezze che alle volte ci fanno veramente male e sono guerre e sono terremoti e sono cose che non vanno. In quel momento la nostra tristezza raggiunge un punto tale per il quale si sente la disponibilità a voler piangere con gli altri, a voler abbracciarsi, a voler condividere la tristezza altrui. Anche su di noi casca veramente una tela, vorrei dire una panna grande di piombo, però, di piombo, che ci obnubila la mente, la vista, il cuore, le parole, non osiamo dire nulla. E questo è il momento della tristezza, della fatica, della congettura, della fame, della miseria, della morte. E poi ci sono i giorni belli in cui si manifestano degli eventi ai quali non si può non partecipare, o come dire, ma che me ne importa a me? Il sapere, il vedere, il condividere giornate per gli altri felici, ma io non tengo per il Napoli, ma io non mi occupo di calcio, ma che me ne frega di questo? Quello che devo dire è che ci sono delle persone che sono felici a tal punto di fare di una congettura, di un evento, di qualche cosa che fondamentalmente è marginale. Pensate un po', c'era mia figlia che quando si fece il campionato del mondo e lei faceva il liceo, era l'ultimo anno praticamente, e si vinse il campionato del mondo, l'Italia lo vinse. Mi ricordo che la buttavano per aria i compagni di scuola dicendo viva l'Italia! Ed è per questo che il giorno dopo, facendo una gran festa in classe, lei ci andò colorata come la bandiera italiana, e c'era la professoressa di lettere, una persona molto seriosa, la quale disse: io non capisco perché tanti cretini corrono dietro a un pallone. Ecco, vedete, il discorso è proprio questo: quando non si comprende che anche un evento come può essere quello, ripeto, marginale di un evento calcistico, ma coinvolge una popolazione, coinvolge le emozioni, coinvolge il nostro essere, il nostro sentire, il nostro sapere, il nostro essere motivati verso qualcosa che ci affascina. Io, come vi ho detto, ho un nipote in casa. Perché ce l'ho in casa? Ce l'ho in casa per un passaggio anche di depressione. Che cosa è dovuto? È dovuto proprio quando ha dovuto cessare la sua attività calcistica. Il calcio quindi può essere anche un amore, può essere una passione, ma non solo quelle, ce ne sono tante delle passioni che coinvolgono, che ci coinvolgono nelle grandi, diciamo, pagine della nostra vita. Il palcoscenico, vedete, è un cerchio magico nella vita in cui solo le cose vere, le più vere, accadono. Accadono le cose per le quali un territorio naturale, al di fuori anche da quello che può essere la nostra giurisdizione, come si tratta di me qui adesso, che sono in Veneto, ecco, ma
può essere coinvolto in quelle esperienze che gli antichi chiamavano fato, nel senso che per, diciamo, la nostra modalità di essere e di sentire sembra qualcosa che ci è calato addosso, ripeto, una struttura alle volte pesante. Possono essere le stelle che fanno una scavalcata impunemente, cioè la fatalità è quella che avviene per caso. Anche il pallone si dice che è rotondo, avviene per caso. Guardate un po' i napoletani che hanno dovuto rimandare però ad una giornata e ad una serata di luna piena, di pieno sole. Quindi anche quella rimandare, anche quell'attendere di più, Antonio mi diceva: mamma, tu non puoi capire, è una passione. Ci sono poi le canzoni, no? È una passione più dolce, una catena, voi dite, per quello che riguarda l'amore, che addirittura celate con due M nel vostro dire. Allora, questo palcoscenico non è solo un mondo a parte, è una miriade di mondi, ed in quei mondi un uomo può avere di tutto, può avere quello che immagina e può avere solo quello in cui lui solo ci crede veramente. Il palcoscenico è la vita di ogni mattina apriamo la finestra ed ecco il palcoscenico della vita. Vorrei dire che la creazione è nata per farci sognare, per farci aprire ogni giorno uno spiraglio di luce, per coinvolgerci in quello che a noi sembra bello, è un teatro, è inventarsi. Ogni momento è inventarsi, l'uomo ogni momento si inventa e si mette sul palcoscenico. Molti di voi, soprattutto dopo tristi eventi, dicono: io ogni mattina indosso la mia maschera, anche quelli che mi vedono oggi, vedete, ho la camicetta con i papaveri rossi. Ecco, i papaveri rossi sono anche in una canzone di De André. I papaveri rossi sono quelli che noi dovremmo mettere in una distesa piena di campo di grano. Un campo di grano è il campo della vita, il campo della cultura, è il campo della formazione, il campo della bellezza, il campo nel quale noi conduciamo la nostra esperienza quotidiana. E in quel campo noi ci sentiamo felici, ci sentiamo partecipi di quella che è la natura, di quella che è l'esistenza, di quello che è il crescere del quotidiano, quel chicco di grano che d'inverno, prima dell'inverno, è stato messo sottoterra, è maturato, è diventato una spiga dorata, una meraviglia, vorrei dire, il miracolo della natura. Un miracolo che poi pian piano cresce e in mezzo ai papaveri rossi danno il tripudio, danno quell'essenza del pane che si farà fragranza, che si farà qualcosa da spezzare, qualcosa da condividere. E in questo teatro, ripeto, anche del grano ci siamo noi, c'è anche la nostra spiga, la nostra povera spiga, ha pochi chicchi, ne ha molti, ci sono spighe fiorenti appena nate, ci sono spighe più anziane, più vecchie, più mature, vorrei dire. Ecco, quello che forse mi caratterizza. Ciao Katia, ciao Michele. Allora, quello che più mi caratterizza è proprio questa parte della maturità della persona che ormai ha una certa età e che può quindi permettersi di guardare le cose con quella pacatezza, con quel suo essere, con quella condiscendenza che ne fa essere una persona capace di dire grazie che io ci sono, grazie che posso assistere a questo mio quotidiano. E vorrei che in questo momento di delicatezza, di gioia, d'amore, ciao Mara! Ciao Mara, mi fa molto piacere che tu sia con me. E poi quest'altra settimana vedrai che ospiti che ho. Ecco, io oggi non ho ospiti in questa diretta. Pensate che sono io stessa l'ospite in questa diretta che mi fanno fare da sola, con molta condiscendenza, perché di per sé dovrebbero proprio nemmeno fidarsi di una persona come me, che di per sé è anche un po' pazza alle volte, ma è proprio questa pazzia che genera anche il teatro.
Il teatro è creatività, è azione, è modificazione, è esserci, è conturbarsi e conturbare, è volere modificare l'essenza del pubblico, farlo coinvolgere, fargli dire di tu le cose, digli tu non sei ospite, sei di casa. Grazie Anna, sono una casa, se tu vedi la mia casa è rimbambita di un calzino di qua o di là, uno scarpone, una ciotola per la melo, le fragole che sono andata a prendere, il cibo rimasto, di tutto. Quando si ospitano creaturelle è logico che la casa diventa così, e il bello è anche questo, vedete l'ordine nel quale Dio, quell'essenza prima, ha sistemato la creazione e fatto anche delle piccole cose spezzate, e fatto anche dei rami che non sono giunti a conclusione, e fatto anche di quei piccoli disordini che noi definiamo come arte. In fondo i pittori, i poeti, gli artisti, tutti hanno saputo immettere nella loro quotidianità, nel loro esserci, hanno saputo immettere anche delle cose che sembrano fuori tono. Se noi guardiamo gli impressionisti, i poeti, gli artisti del colore hanno proprio messo macchie di colore, macchie di pittura, macchie di istantanea rispondenza all'esigenza del cuore. Era quello che è successo in fondo ieri sera, vedere la gente impazzita. Perché cosa? Vi ripeto, non è niente di particolare il dover ascoltare gli esiti di una partita, ma un evento atteso, un evento che va a buon fine. Tanta gente che partecipa insieme, questo ci deve insegnare, che l'insieme è bello, che il godere è bello, che il guardare tanta gente che si sta divertendo, che spara fuochi d'artificio, sparare fuori, buttare fuori le emozioni, far vedere che ci siamo, che rispondiamo alla vita, che diamo calore, che diamo benessere, che diamo condivisione, che diamo pane. La vita è questa, la vita è un perenne teatro, è quel teatro in che la natura già ci allestisce di spettacoli straordinari. Il palcoscenico, come dicevo, di ogni giorno, di ogni mattina, della nostra fantasia è immenso. Le luci sono strabilianti, le comparse, le persone che arrivano ogni momento sono infinite. Il budget, le spese per gli effetti speciali è illimitato. Pensate, non dobbiamo pagare niente per vedercelo. È uno spettacolo gratuito. Ogni tanto tiro su qualcuno che mi dà modalità di poter prendere respiro. Qui da noi ci sono trombe, fuochi d'artificio, turisti e cori. Per il momento non possiamo andare in diretta, troppo rumore. Io in quel rumore, cara Anna, ci sono dentro. Ed è proprio dal silenzio di questa stanza che entra il rumore. Perché se io voglio, cara Anna, il rumore di ieri sera, come a tutti quanti, lo faccio sentire, perché io ieri sera c'ero. E come c'era? Aspetta un attimo che te lo faccio ascoltare, perché merita veramente, perché voi pensate che tutto quello che fa frastuono, fracasso, quel Maradona lassù dove c'è nei quartieri spagnoli, sia qualcosa che turba. Io invece me lo vado a cercare. Perché me lo vado a cercare? Perché io queste cose le voglio ascoltare, le voglio sentire, voglio esserci. Ed ecco allora che mi arrivano questi suoni che sono da voi, ma sono, aspetta, se lo faccio partire, parti, parti, in riproduzione non mi va via la voce. Ah, grazie, non mi va via la voce, l'ho tolta. Eccola, eccola, senti Anna, senti, ci sono anch'io. Quei fuochi d'artificio, quei turisti con i cori. Eccolo qua, eccolo. Quindi è anche la mia città, è anche la mia vita. E perché non apprezzare questi momenti meravigliosi? Perché non dire che la vita è adesso? Io lo so che qui c'è Concetta, ci sono tante amiche che magari non la sentono così e che pensano che questa non è vita, ma è solo baraonda.
Oppure altri che dicono: ma no, queste sono manifestazioni non semplici. Cara Edda, vediamo, vediamo, vediamo e vediamo anche, aspettate che vedo se si è caricato il telefono che mi ha scippato mio nipote, me l'ha proprio scippato, ragione per cui non ho neanche più, un attimo che vedo, non ho neanche più la mia pagina perché mi ha portato via tutto. Questo è il fatto. Allora, vediamo noi e loro legati dentro. Vediamo, 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 vediamo. Copertura, siete in tantissimi. Commenti 34. Vediamo un po'. Allora, Antonio Longobardo, cara Edda, io ieri sera ho gridato il nome di mio figlio. Bravo Pasquale, perché era molto tifoso del Napoli, è molto tifoso. Il Papa ha acceso un fumogeno. Io ho gridato: Pasquale, questo è per te, amore mio. Ma che bellezza, ma che bellezza. Anche Laura Morandi, ciao Laura, ciao Lauretta. L'hai guardato tu la partita? O tristemente hai pensato che Francesco non la poteva vedere, ma pensate quanto tifo si sarà fatto per aria. Chissà se quei fuochi di artificio sono arrivati così in alto, chissà se tutti erano così felici. E invece altri che dicono: non amo Napoli, non amo il frastuono, preferisco la semplicità. Che fine ha fatto la semplicità? Tutti quanti sono sul palcoscenico, tutti quanti gridano Forza Napoli, tutti quanti gridano alla gioia, ma nel mio cuore la gioia non c'è. Allora, partiamo da zero. E adesso non è il momento della tristezza, è il momento del ripensamento, della consapevolezza. Abbiamo parlato di quel campo di grano di De André, abbiamo parlato di quelle spighe mature, abbiamo parlato di quelle spighe piccoline che non gliela fanno. E che pensate un po', però qualche granello della loro spiga è caduto a terra e se proprio non germina adesso, forse germinerà altrove o verrà portato dal vento, da un soffio d'aria d'altra parte. E nasceranno lo stesso altre pianticelle, perché la natura è fatta di pianticelle. Pianticelle andate via innanzi tempo, spighe di grano non tutte maturate al sole, spighe di grano tagliate via innanzi tempo. E sono quelle che dovrebbero turbare la nostra tristezza a tal punto di non gioire di quello che quotidianamente ci è dato. Ma noi ci siamo. Ormai ci siamo nel palcoscenico della vita. Non è necessario indossare una maschera e dovere pensare che quella maschera che indossiamo è un atteggiamento falso in cui noi recitiamo una parte. La vita è mia, la vita è nostra, la vita è adesso, dice Baglioni. È in questo momento. Io debbo rispondere di questo. E quando guardo le cartoline che ormai si sono stinte, alcune di esse si sono stinte e non sarebbero nemmeno da guardare, io non le voglio guardare come un ricordo da rimpiangere, ma come un evento che ho vissuto. Noi spesso dimentichiamo proprio questo. Il chicco di grano dimentica di essere stato al freddo, marcito sotto il terreno. Guarda la sua realtà diventata spiga, ma anche lui farà la stessa fine, anche lui verrà portato alla mietitura, anche lui dovrà essere battuto per poi essere schiacciato sotto la macina, per poi diventare una polvere, quella polverina bianca che si farà pane, che si farà pane e il pane ha una fragranza, diventerà desco per la famiglia e sarà quello il suo maturare, sarà quello il suo esserci, sarà quello il suo sentirsi vita. Allora io vorrei dire, Laura Morandi, l'ho guardato e da qui i fuochi d'artificio sono durati ore ed ore.
Grande Napoli, sì, grande Napoli, grande la vita, grande coloro che ci mettono questo entusiasmo. La felicità è stata contagiosa per tutti. Cosa dice Mimmo, papà? Pensa a mammo ca di man, Dio ce pensa. Ecco, quindi a domani ci pensa il Dio, certo, ma non è solo per questo, è tutto il mondo è un palcoscenico, Mirella. Mirella, vediamoti, cara, che mi sei sempre tanto, tanto cara, Mirella. Tutto il mondo è un palcoscenico. Donne e uomini sono attori che entrano e escono dalla scena. Ognuno nella sua vita interpreta molti ruoli e gli atti sono le sette età della vita. Ecco, vedi, tesoro, tu le chiami l'età della vita. Io non le enumero le cose, come non enumero mai quando si parla di piani astrali, eccetera. Vedete, i numeri fanno parte della nostra realtà, anche se il mondo è stato creato per regole matematiche. Le regole matematiche sono quelle che manifestano l'assetto vero della nostra realtà, ma in essi vengono messi questi punti di sangue e di luce. Il sangue è quello che tempra il nostro corpo, che lo rende duro, che lo rende aspro, che lo rende quasi non insensibile alla vita, ma si matura nel dolore, si matura nelle esperienze, capisce che anche questo c'era e ci doveva essere. Sono le regole della vita, lo spirito no. Lo spirito sale, lo spirito va in alto, si eleva, ma perché no? Io non devo gridare a mio figlio Pasquale, questa è dedicata a te. Io non ho de dedicato a mio figlio questa partita, ma la mia gioia interiore sì, la mia gioia per una vincita non è per una vincita che si è felici, ma si è felici nella condivisione di una gioia di un popolo che esulta, che si esprime, che si infrange contro realtà meravigliose, dà adito a quella che è la quotidianità dell'essere. La quotidianità è fatta appunto di gioie e dolori che hanno un confine incerto. Parlavo prima di De André, sì, hanno un confine incerto, però anche la certezza è quella che in questo momento io sono qui. E se stasera sono qui, sempre parlando per le canzoni, è perché vi voglio bene, è perché mi voglio bene, nel volere bene a me voglio bene all'umanità. L'umanità si trasborda in questo benessere del voler esserci. Del voler pianificare la quotidianità in modo di dare a ciascuno quello che è il proprio divenire, il proprio misurarsi con le cose belle e le cose meno belle. E in quel momento è una vita che dà rispetto a se stessa. Io spesso ho parlato di una cosa che si chiama dignità. Non mi sentirei mai quest'oggi di venire con una maglia nera davanti a voi, non mi sentirei mai quest'oggi di fare strage del cuore di tanti cuori disperati, perché nel palcoscenico della vita ci sono i cuori disperati e i cuori disperati nessuno li vede, nessuno si commisura col dolore degli altri perché già deve pensare al dolore, alla quotidianità propria, però in quel momento si ha anche la consapevolezza di capire che io devo fare la mia parte e che non posso delegare qualcun altro, neanche il ripetitore, neanche il suggeritore che mi sta davanti, io posso dare un suggerimento per commisurarmi con lui e dirgli dillo tu al posto mio, perché in quel momento io sono chiamata a recitarla, quella che è la mia misura dell'esserci. E in quel momento ci si dà come ci si può presentare. La dignità, vedete, è un aspetto che nell'inconsapevolezza di tutti gli altri, anche nell'ignavia degli altri, che sembrano passarti accanto e non tenere conto di quello che tu sei. Ciao Marco Tiziana, ciao tesoro. Mentre tu sei con quelle persone e pensi di non essere compresa, qualcuno ti arriva con una carezza, ti arriva con un
Un piccolo gesto di tenerezza ti arriva con un saluto e tu non puoi che rispondere con una gioia interiore che diventa condivisione in quel momento del pane e della spiga. Io ho detto il palcoscenico è ormai così per tutti. In effetti tutti la recitiamo, quella parte del nostro quotidiano. Ce l'hanno insegnato fin da bambini, noi non viviamo in una foresta, facciamo parte di una cultura e in questa cultura consideriamo il mondo per quello che è e in quello che è ciascuno deve comunque rispondere, gli uomini, le donne. Tutti questi che sono attori hanno le loro uscite secondo anche la loro cultura, quello che li hanno formati, anche quello che hanno vissuto. Stamattina sono andato in un ufficio pubblico, in un ente pubblico, e alle volte, vedete, vivendo da sola, essendo ormai una donna sola, quando ti vengono a dire quanti siete in famiglia, signora, come ha fatto, perché ha fatto questo passo, qualcun altro, devi pur dire io sono sola, ho due figlie sposate, ma solo le due figlie, no, ho quattro figli, ma cosa dici, ho due figli nell'aldilà, tu dici, ne ho avuti quattro, però non è andato a buon fine, ah, mi dispiace. E allora vengono a guardarti con quella tristezza che a me non me ne può fregare di meno che mi debbano guardare o meno per quello che io, che loro pensano che abbia perso. O tante volte sul palco, ecco, io mi ritrovo a dover ripetere la mia storia con 25.000 persone. Come adesso, vedete, adesso magari è un orario un pochino sbilenco e l'ho voluto fare questo orario così per non andare addosso a qualcuno, eppure sono andata addosso a dei gruppi di altre situazioni, come questa sera non volevo andare addosso a una diretta di Mariolina e ad altri, però insomma in qualche maniera mi ci infilo anch'io. Come ci si infila quando si va a Napoli, se prendi spacca Napoli via dei tribunali. Io ho detto a mio nipote, vai avanti a spallate, perché non puoi assolutamente permetterti di andare avanti così, diciamo, tristemente o con la testa bassa, perché lì ti fanno fuori, cadi in terra, ti spacchi una gamba, ti rompi qualcosa. A volte nella mia vita l'unico posto in cui io mi sento felice è proprio in quel palco. Io vorrei dire che spacca Napoli, dove nessuno mi conosce, dove nessuno sa i fatti miei, che brutto quando li debbo mettere le persone in difficoltà perché mi abbiano a dire mi dispiace per lei, tanto ti dispiace niente, agli altri non interessa della mia parte, la mia parte è la mia, il palco, il primo punto di ascolto è il mio, sono io che sto giocando il mio ruolo anche adesso con l'emotività delle persone, sono io che cerco di coinvolgervi nei miei discorsi per dirvi che sono come voi, che se anche se sorrido, anche se ho la camicetta con i papaveri, anche se voi invece in questo momento siete calati in un momento nero della vostra realtà, nonostante tutto questo, voi sapete che una persona vi capisce, vi comprende senza che voi dobbiate raccontarmi, ma quello che voi non siete tenuti a raccontarmi, pensate, è il vostro tesoro nascosto, perché ciascuno di noi, lo dico tante volte, ha un suo cofanetto, grande o piccolo che sia, ciascuno ce l'ha il proprio cofanetto e dentro ci mette le sue cose preziose, ci può mettere delle perline, ci può mettere un crocifisso, ci può mettere un qualche cosa che gli è sembrato caro. Il cofanetto riguarda la realtà dei nostri ricordi, ricordi che io ho sempre sentito come bambina, i ricordi del cuore non finiscono mai, i ricordi del cuore sono quelli che sono fatti dei grembiulini bianchi e rossi dei nostri bambini quando erano piccolini, delle mie piccole quando facevano le festine e così. Anche le cornicette che a suo tempo io costruivo con la stessa realtà e in essa ci mettevo la mia famiglia che a quell'epoca era composta di un papà,
di una mamma di bambini piccoli e che adesso è composta di questa realtà, di questa povera vecchia che ancora si presta e si propone per dare agli altri la condivisione di quella che è la vita che io, nonostante tutto, considero sacra, perché la vita non è quella nella quale arriva l'applauso del pubblico, non è quella nel quale qualcuno ti asciuga una lacrima, ma è chi ti aspetta a luci spente per meritare le tue attenzioni. Io le aspetto quelle luci spente, perché prima o poi si spegneranno le luci, io darò risposta del mio esserci. Vediamo Mirella cosa dice. Tutto il mondo, donne e uomini, sono attori, sì, l'abbiamo visto anche prima. Allora, in questo momento vi ripeto, ciao Sandra Cavazzoni, ciao Romina Marchioni, ciao Concetta, di nuovo che ti presenti. Ragione per cui vi ripeto, anche quando non arriva l'applauso, anche le cose che noi abbiamo fatto male non vanno a buon fine, c'è il momento dell'attesa. Pensate quello che non è stato duro per questa nostra squadra, parto da un avvenimento locale, che aveva già preparato tutto, che tutto aveva creato e che all'improvviso si è ritrovata a non dover festeggiare. Per quale motivo? Perché è andato a monte quello che avrebbe potuto essere un evento, perché la palla è rotonda anche la palla della vita. Però sappiate che i calci di rigore li tiriamo noi. Non sempre vanno a buon fine, non sempre segnano, non sempre diventano un punto. Però a nostro favore c'è il punto di aver provato a fargliela, perché vedete, ogni giorno è un nuovo giorno. E ogni giorno è tutto da inventare, ogni giorno è una realtà che è tutta da vivere, è tutta da godere, anche con i suoi alti e bassi, anche con quei momenti che non vanno. Smettiamola di guardare solamente le cose che non vanno, guardiamo anche le cose belle, perché nelle cose belle l'alba, la posa viene posata sul nostro palcoscenico, su quella che è la nostra realtà. E poi se ne va. E noi quell'alba, se non l'abbiamo colta, l'abbiamo perduta. C'è un grande istruttore, un pedagogista, che parla della realtà, delle occasioni perdute. Quante volte noi veniamo pervasi dai sensi di colpa? Sono le occasioni nelle quali avremmo potuto essere e non c'eravamo. Non abbiamo saputo cogliere quel giorno che ci appartiene. E nessuno, vedete, il nostro giorno, la nostra realtà, il nostro buongiorno, nessuno ce lo può portare via. Magari noi andiamo su Facebook e mettiamo un bel disegnino, scriviamo buongiorno, poi sotto troviamo uno, due, tre like. Non mi interessa. Io il buongiorno l'ho dato perché? Perché per me deve essere un augurio che faccio a me stessa di buongiorno, perché questo è mio. E io di questa realtà posso farne quello che voglio, la posso condividerne con voi, ne posso fare un capolavoro, ne posso fare un fiasco. Quante volte io mi accantono, mi metto da parte e dico: ma tanto non ce la posso fare. Non ditela mai questa frase. Non esiste il non potercela fare. Quello che esiste è l'essenza, come dice Mimmo, l'essenza è l'esserci, è il poter godere di questa realtà, è il poter dire io in questo momento ho fatto la mia parte, vediamo che cosa dice Alba, la cara amica, la mamma di una bimba meravigliosa e bella. A me piace pensare che quando lo spettacolo finirà, noi tutti, come ogni buona compagnia teatrale che si rispetti, ci ritroveremo tutti insieme a cena, intorno a un grande tavolo, compresi quelli che il pubblico credeva morti, che il pubblico credeva morti, quelli che hanno pensato come comparse. Sai, Alba, cosa penso? Io penso che molte persone che, appunto, come tu dici, credono morti, quelli che sono le nostre presenze, che pure sono sempre presenze, io penso che molti di quelli si perdono la realtà più bella, perché poi, sai, anche di Marta qualcuno si dimenticherà, si dimenticheranno delle cose, noi no, perché le abbiamo vissute.
E anche se un giorno ci ritroveremo intorno a quel tavolo, noi, a Marta, a mia Andrea, ad Antonio, a Lazzaro, tutti gli altri, dovremmo rispondere di io sono qui, sai perché? Anch'io mi sono meritata questo posto a tavola. Il desco della vita, ripeto, quello che concluderà la fase terminale, che sarà la festa terminale. A quella saremo tutti chiamati, ma se non abbiamo lavorato bene, se non abbiamo saputo vivere al meglio, se non abbiamo voluto dare il nostro contributo, e che ci andiamo a fare? Io ho sempre pensato, e lo dico e lo ripeto ancora, che anche se passando qualcuno non mi riconoscerà, ecco allora che io potrò anche dire non mi importa, ma qualcuno ci sarà pure che dirà. Io so che tu hai dato, vieni figlio mio, vieni alla mensa del padre. E questa sarà la cosa più bella. Io sarò il figlio prodigo che si presenterà e sarà degno di condividere con tutti. Ma questo che faccio adesso non lo faccio per il premio, ma lo faccio per esserne degna. È quello che vi dicevo prima. Mi piace parlare di dignità. Perché vedete, dignità non è solo il rispetto verso se stessi, è rispetto verso gli altri che ti considerano non perché tu lo voglia, ma per i tuoi gesti, per i tuoi atti, una brava persona. Dicevo che questa mattina sono andata in un ufficio pubblico che appunto mi hanno chiesto, ma lì proprio in quell'ufficio pubblico ho anche trovato una persona, una cara persona, la quale non mi ha riconosciuto, non lo so perché, perché sono passati tanti anni, e mi ha detto, ma lei è la mia preside. E io ho detto, ma scusa, chi sei tu? Io sono di Bastia, mi ha detto. Bastia era una delle mie tante scuole. E allora io sentire così e vedere, ho detto, ma ti ricordi ancora? Io è tanto che ne manco da Bastia. E lei mi ha detto, come potrei dimenticarla? Ecco, e sapesse quanti la ricordano ancora. Vedete, sentire queste cose fa capire che in fondo quel seme ha seminato bene, ha lasciato un buon ricordo, ha partecipato alla vita. Cosa me ne importa se tanti che sono attori con me o che con me sono sul palcoscenico non se ne accorgono dei miei sforzi, della mia parte dimenticata, dei miei punti dolens, di quelli nei quali io proprio non ci sono, non ci sono con la testa, sto partendo, sto andando lontano. C'è chi ancora si ricorda che ci sono. Ecco che qui mi raggiunge un amico di vecchia data. Ogni qualvolta, Marco, io vado a Napoli e passo davanti alla caserma a Salerno. Io penso che tu ci sei stato. Ho impegni che avevo già preso e purtroppo devo lasciarvi. Sarà per la prossima. Il fatto che tu ci sia stato un momento solo, Marco, per me è un piacere, ecco il discorso. Il fatto di dover pensare che qualcuno c'è che ti pensa, che in quel momento ti ha pensato. Io li ricordo questi gesti fraterni, questi gesti delicati, queste carezze del cuore. Vediamo cosa dice Angela Cauterio. Buonasera, Edda. Poco fa parlavo di questo, siamo in sintonia. Grazie di cuore per la sua condivisione e il suo donare. La mia condivisione è semplicemente chiudermi dietro una porta, ripeto, in quello che era il mio studio, che è diventato la camera di mio nipote da un po' di tempo, non so per quanto tempo, ma che comunque diventa un piacere, diventa un esserci, diventa un far parte come dicevo prima, di quella riproduzione che pure mi piace ascoltare, che mi piace sentire, perché mi fa sentire con voi, perché mi fa sentire che ci siete. E anch'io ci sono sul lungomare di Napoli, anch'io ci sono a festeggiare, e chissà quanti, e chissà quanti. Sapete che una volta mi raccontavano che Padre Pio era tifoso. Pensate, Padre Pio, no? Una persona con le stigmate vere, non quelle false, perché adesso ci sono santi e santoni, no? Ma un testimone vero,
che si ricordava, lui si ricordava dei momenti nei quali gli piaceva tirare il calcio al pallone. E quando c'erano le partite, dice che lui faceva il tifo per la sua squadra e addirittura gli adepti ci andavano per chiedere come sarebbe finita. Ma vedete, a noi non interessa sapere il futuro. A noi interessa vedere il presente e il presente è questo momento, è questo nel quale ci scambiamo i saluti, è questo nel quale diciamo ci siamo e recitiamo in questo palcoscenico quella che è la mia parte. In questo momento io parlo e voi ascoltate. Lo dici, vedi chi è nonna? È mamma due volte, è mamma due volte. Si ritorna ad essere mamme bambine, ripeto, le mamme, come dicevo prima, no? Quando ero sposa giovane, pochi soldini c'erano, le cornicette, le facevo con i grembiulini delle mie bambine, poi ci mettevo dentro la foto. In questa foto c'eravamo tutti, magari avevamo fatto una passeggiata domenicale, ma questo, come dicevo prima, non mi dà malinconia. Mi dà la bellezza dell'essere, mi dà il continuare a riempire, come vi ho detto prima, questo cofanetto nel quale ci metto le perle preziose del mio cuore, le cose care magari senza importanza, i piccoli ricordi che rimangono per sempre, non per piangersi addosso i ricordi del cuore. I ricordi del cuore non passano mai. Adesso i ragazzi hanno imparato a fare sempre così, con le mani ci si mettono per dire ti penso con il cuore. Povero cuore, così tanto maltrattato, così tanto deturpato, così tanto irriso, così tanto scombinato, quello che ci fa battere forte di fronte ai momenti delle emozioni, perché l'amore, vedete, si dispone su due palcoscenici in cui si recita sempre un duetto, perché ci si mette a contatto con le altre persone. Quindi il duetto significa noi e il mondo che ci sta dall'altra parte. Il mondo sono gli spettatori che possono condividere come state facendo voi adesso con me e possono anche non guardare, perché fondamentalmente potrebbero anche dire quello che tu stai dicendo io non lo penso. Vediamo cosa dice la nostra Concetta, la mamma di un angioletto, la tua bellissima bambina che io guardo sempre. Grazie mille, Edda, per esserti. Io avevo bisogno d'aiuto. Perché avevi bisogno d'aiuto? Tu sei un'artista, sei una pittrice, ti manifesti al tuo sposo con quei quadri bellissimi che fai. Tu non hai bisogno di me, tu ci sei e ti manifesti per quello che ci sei. Vediamo, Santina, è vero, mamme due volte. Riusciamo a godere i nipoti in maniera diversa, con più consapevolezza, maturità, ore moltiplicato alla potenza. Oh, vediamo, qua c'è Laura che mi fa un intervento grandissimo. Laura, tu ce l'hai ancora un Ciro, eh? Ce l'hai ancora un Ciro, non lo dimentichiamo. La vita è uno straordinario palcoscenico nella quale ciascuno di noi recita il suo ruolo. Buono o cattivo che sia, no, diciamo più o meno riuscito alle volte, vero? Fatto di eventi dolorosi oppure intiso di grande superficialità, alle volte. Noi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte accettando questo ruolo con la giusta consapevolezza che è la parte più difficile da raggiungere. Non si finisce mai di lavorarci. Comunque sia, io credo che la vita sia la più grande opportunità, esatto, che ci viene donata e come tale merita sempre rispetto e gratitudine, nonostante tutto. Sì, è così, cara, è proprio così, come dice anche Mimma. Buonasera, perdonatemi per il ritardo. Benvenuta, Mimma. Stavamo parlando delle vittorie dei Napoli. Tu, se non sei in Italia, ti colleghi quando puoi e quando vuoi. Mimma cara, conosciamo bene la tua storia, così difficile come è quella di tutti, come i tanti che si affacciano con un buonasera. E questa è Mariella Cipriano. Comunque, quello che dicevo è che l'amore ci dispone su due palcoscenici.
in cui da una parte ci siamo noi, forse non siamo fatti per questo palco, forse c'è chi quello che urla in prima fila ci dà noia, forse chi ci ascolta invece fino in fondo ci fa più piacere, non importa, palcoscenico, cattedra, piedistallo, un posto bisogna pur farcelo, bisogna pur esserci per poterlo condividere, non già per mettersi in mostra. Voi lo sapete bene, io non sono quella che si mette in mostra, anche quando sono venuta a Napoli al raduno che hanno fatto coloro che gestiscono questa piattaforma. Io sono stata non in prima fila, sono stata da una parte, in un angolino, perché è sempre il mio partecipare, il mio esserci in silenzio. Poi quando c'è bisogno di parlare, allora esplodo, vengono fuori tutte le parole, tutta la ricchezza interiore. Vedete, noi siamo un eterno cofanetto dove dentro implodono le emozioni, i dolori, le gioie, i benesseri. Però quando vengono fuori e si esprimono e si l'altro che ci sta di fronte pensa, anch'io la penso o sento così. Vedete, se io avessi voluto stare sotto i riflettori, nascevo palcoscenico, non avrei mai pensato di dover esserci dove avrei dovuto interpretare il mio ruolo, il ruolo di me stesso. Quelli che veramente non sopporto sono gli uomini che vogliono essere divi. Questo no, bisogna essere se stessi. Non ne vorrei mai uno al mio fianco di quelli che vogliono fare protagonismo e basta. A volte, quando siamo sul palcoscenico, noi capiamo che ci dobbiamo esporre. Che la mia vita stessa viene triturata, viene messa un pezzetto alla volta in bocca, in pasto a tutti. Magari non sono degni di poterla dopo mettere dentro un cofanetto nascosta. Magari la buttano in pasto agli altri e può essere anche oggetto, perché no, di derisione, di faciloneria. Di dire, ma io non capisco perché questa persona poi spenda tutte queste energie, fondamentalmente cosa dice? Infatti io, vedete, non vi dico tanto, tante cose, vi dico quello che voi sapete già. La condivisione non è che vi ponga delle realtà nuove. Alle volte quando si studia e noi approfondiamo la tematica, ad esempio anche solo cercare in internet il termine consapevolezza e guardare cosa vuol dire, ci fa capire che forse io lì ancora quel passo devo fare qualcosa in più. Allora cerco un libro, cerco una rivista, cerco una diretta, cerco qualche cosa di nuovo. Questa sera alle 9 sulla pagina di Angeli Compagni di Magia ci sarà Mariolina. Mamma Mariolina presenterà come dalle canzoni, prendere le canzoni, adattarle ad una foto e lì ne viene fuori il dialogo con il figlio. Questa cosa, diciamo, se l'ha inventata lei, no, non se l'ha inventata lei, sono quelle ispirazioni del profondo dell'anima che fanno sì che ti porti a condividere una realtà altra, perché quello che ci disturba, perché quello che non sempre ci fa essere, diciamo, chiari nel nostro vivere, è il non sapere. Perché se noi avessimo la chiara luce, non solamente la fede che ci porta avanti, la chiara luce, allora noi potremmo dire: ma guarda come tutto va bene, come tutto è al proprio posto. Guarda mio figlio che traguardo ha raggiunto, il mio sposo, il mio caro, guarda che realtà. A noi la realtà non è nota, a noi abbiamo solo questo palcoscenico rettangolare con i tendoni che alle volte adombrano la nostra realtà, con un pubblico che non sempre è condiscendente, con qualcuno che tende anzi a farci i fischi, a stracciarci oltre che a non condividere. Non importa, noi però ci siamo,
Non possiamo permetterci di annullarci. Coloro che mi stanno ascoltando, che sono madri e padri, che attraversano momenti difficili, che in questo momento poi in particolare non sentono nemmeno, ripeto, i fischi del Napoli, non sentono la ricchezza della primavera che è esplosa, che non sentono il calore e il rinnovarsi delle stagioni e le spighe di grano che da verdi stanno diventando gialle. E che sono sul nascere, queste persone debbono pensare che ci sono per un motivo, che anche la loro piccola presenza quotidiana vale, ha un valore, è un bene da condividere. Vedo che ci sei, Caterina Buono d'Angelo. Ciao Caterina, il tuo Alessio è diventato nipotini che porti in giro, che porti a passeggio. Con tuo marito. Che bello che è vederti così. Vedi, chissà com'è contento lo zio, chissà come sono contenti gli altri. Vedete, la vita si rinnuova, cresce, qualcosa di nuovo nasce, le erbe fresche, adesso primule, tulipani, ripeto, e poi fra poco spighe di grano. Pensiamo sempre questo, siamo spighe di grano. In quel palcoscenico della vita pensiamolo come un immenso prato verde nel quale tutti ci ritroveremo a correre. Correremo dietro un pallone, correremo dietro una palla, non lo so, però so qualche cosa che sarà importante che entri nel palcoscenico della nostra vita per gli altri, per quello che l'abbiamo data agli altri. Quello che è importante è che non pensiamo che ci viene offerto un'opportunità per un bis. Pensiamo piuttosto che quello che noi facciamo ci è richiesto in questo momento e che noi non possiamo trascurare per dire beh, ci penserò più avanti. Non pensiamoci più avanti. Facciamo hic et nunc in questo momento adesso questo che deve essere fatto. Io salgo sul palcoscenico, diceva qualcuno molto più importante di noi, che è Casaleggio. Sento il pubblico come un essere unico. C'è quello che è pazzo, che parla in una maniera strana, che urla, un altro che si siede e fa rumore, quell'altro che ride sulla battuta sbagliata. Piano piano devo uniformarli tutti. Devo cercare di prenderli e fare in modo che respirino insieme e che addirittura si accordino sul ritmo che io gli do. Loro hanno una chiave, un andamento. Io devo tirarli a me in modo da farli respirare con me. Ci pensate che io in questo momento cerco di fare questo? Io lo so che molti di voi in questo momento possono essere arrivati in un momento che era un momento no, che non era quello del Napoli e vi ho trascinato a viva forza a sentire le urla, a sentire gli stridi, a sentire quelli che erano i battimani irrefrenabili che questa notte arrivavano in un palcoscenico della nostra parte di vita. È una poesia, il teatro è una poesia. In cui noi siamo non solo palcoscenico, ma siamo anche sala. Quante volte siamo spettatori? Il palcoscenico, le quinte, gli attori, l'autore, il pubblico, il critico, tutto in una volta. Noi siamo tutto questo e scrutiamo quindi le case abbandonate, chiedendoci nella vita chi è che le abitava. Le vite degli altri, pensando come gliel'hanno fatta, perché la nostra vita ci sembra poca, ci sembra insufficiente, ci sembra decurtata, ci sembra malata. Allora magari guardiamo la TV che non è più divertente. Nella TV ci sono immagini di guerra, ci sono immagini di morte. In teatro, invece, nel teatro della vita si respira ancora l'aria della gente che spera e siamo in tanti a voler sperare, siamo in tanti a volere che la vita continui e continui come bene da vivere, come bene da gioire, come bene da considerare come qualcosa di buono e di non deturpato.
Ecco che allora la ribalta il pubblico, non sono più tali, ma sono il quotidiano che mi aspetta, sono la mia finestra aperta sul mondo, sono le primule sbocciate, le viole, il mio prato in cui giù è pieno di margherite. E quando guardo quelle margherite bianche, penso che così, con quei petali, con i quali quando eravamo ragazzi ci si faceva il mama e non mama, sono diventati fiori. I fiori, ripeto, diventano come le spighe, maturi, e poi sfioriscono, altri ne nasceranno. È la regola della vita. La vita, diceva Terzani, è un immenso giro di giostra. E come noi questa sera abbiamo parlato di palcoscenico, il palcoscenico è una giostra che gira, che fa le sue tappe, che ci sono i seggiolini, che ci sono i cavalli a dondolo, che ci sono le figurette nelle quali desideriamo montare, dove mettavamo i bambini, e sono l'orsetto, e sono la fatina, e sono il cavallino, e lì su si dondola, si cammina e si va avanti. E questa è l'armonia, perché la vita è un'armonia perenne e su questo palcoscenico la vita non è una perdita di tempo, ma è un impiegare il tempo in maniera utile e sentirla questa armonia così bella come voi avete a Napoli una squadra, avete un'immensa cultura, che è quella di Eduardo De Filippo. Che quando era sul palcoscenico a recitare e quando faceva quelle immense, meravigliose battute di chiudere le scene, ecco allora che subentrava il silenzio del pensare alla bellezza profonda di quanto ci era stato donato, della bellezza dell'arte che ci era stato dato. Ed ecco un teatro che diventa una dipendenza. Che non è come quella della TV, che non è come quella del cellulare, ma è una dipendenza nostra, perché ci sentiamo protagonisti e attori, siamo uomini, siamo donne, siamo padri, siamo madri, ma dentro ci mettiamo tutti noi stessi. Ecco allora che recitare non è improvvisare, non è essere falsi, ma è interpretare i sentimenti di tutti. Ed ecco perché, come diceva Anna prima, io vi sento casa, vi sento famiglia, io vi sento la mia casa. E anche se questo può sembrare non essere insegnamento, non essere scuola, lo è, perché la condivisione è sempre scuola, è sempre insegnamento, e c'è posto per tutti, c'è posto per il giovane, c'è posto per l'anziano, c'è posto per il piccolo, c'è posto per il grande. Non siamo inconsapevoli, non siamo esseri incoscienti di coloro che abbiamo a fianco. Noi facciamo la nostra parte nella certezza di sapere che quello che è a fianco a noi sta con noi imparando la sua esperienza del vivere. Vediamo che cosa dice Mariella Cipriano. Il palcoscenico della vita di per sé è stupendo. Quando lo si vive con la mancanza, assume una duplice valenza. Rimane la meraviglia, lo stupore, ma nel contempo l'angoscia abissale, poiché lo scenario è stravolto inesorabilmente. Tutto è diventato irreversibile, a quel punto l'amore prevale. Brava, deve prevalere. E all'improvviso riusciamo ad avvertire quella speranza che tramuta di nuovo lo sfondo. Sono attimi di alternanza che quando assume il tono gioioso lenisce il dolore. Sai, cara, tu hai messo in questo tuo commento quello che io ho voluto fare stasera. Io sapevo bene che questa sera non c'è tutta gente che sta ballando dalla felicità. Io so bene che alle volte prevale e come prevale quell'assenza fisica. Ma se subentra la gioia, la consapevolezza di conoscere appieno
quella realtà profonda nella quale ci siamo tutti e che niente viene meno, e allora che bello che diventa il tutto, anche l'attesa. Vedi, lo scudetto stesso che ha dovuto attendere il sole e una serata di luna piena è arrivato in tutta la sua bellezza, è arrivato in tutto il suo splendore. Ecco, Gabriella, guarda, che bello. La vita è la relazione più bella che vale la pena intrecciare. Io lo sapevo che questa sera avrei incontrato di tutto. È insegnamento, da tutti si può imparare e trarne giovamento. Questa sera io volevo dirvi semplicemente questo. Non vi porto via più tempo perché dovete preparare la cena e dovete fare altre cose. Io vi dirò che non ho fatto l'attrice in questo palcoscenico. Ho fatto la testimone, lo dico sempre. Io desidero essere testimone. La testimonianza è nella gioiosità di presentarsi anche con una camicetta con i papaveri e dirvi che il nostro è un campo di grano, non solo un palcoscenico, con tante spighe, e che le nostre spighe rigogliose brilleranno dei loro chicchi, e fra quei chicchi ce ne sono stati alcuni che magari sono stati falciati innanzi tempo, ma ci sono, hanno dato luogo ad altre spighe, in un territorio diverso, in un campo diverso, impalpabili, ma ci sono. Buona serata a tutti, amici miei. Buona serata a coloro che fanno parte di questa bellissima pagina che due genitori encomiabili hanno messo in atto per amore del loro figlio, per amore di una nipotina che si chiama Gioia, e lo dice già il loro nome, per amore di una figlia che si chiama Mercede, dedicata alla Madonna della Mercede. Dedicata ad Antonio, a Enzo, a Anna e a Mimmo, il mio buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Alba, ciao Mimmo, ciao Milena, ciao a tutti, ciao Caterina, Santina, Rossella, Mimma, Mimma di Cosmo che addirittura si collega dall'estero. Un abbraccio grande sempre, il mio abbraccio di condivisione e un bene per tutti noi. E per i nostri cari, presenti più che mai, anche in questo momento. Buona serata a tutti e arrivederci a presto. E grazie per l'ospitalità a coloro che fanno parte di questa pagina e a tutti.